Nelle Puglie è già attivo un comitato di protesta da parte dei pendolari che quotidianamente utilizzano il freccia Bianca potendo contare su orari più comodi oltre a tariffe più contenute. Un'eventuale sostituzione con il freccia rossa li costringerebbe a ripiegare su regionali veloci con inevitabili disagi. Ma l'umore si segnalano anche da parte dei pendolari abruzzesi, in particolare i molti lavoratori o studenti che da Pescara raggiungono quotidianamente località come Ancona, Rimini, Bologna ma anche Milano. Una telespettatrice di Rete 8 comunica che si passerebbe. Da una tariffa di 185 euro a una di 280 euro per la tratta Pescare Ancona. Ancora peggio per la tratta da Pescare a Rimini, dove una lavoratrice abruzzese che quotidianamente raggiunge il suo ufficio nella città romagnola ci riferisce che con il Freccia Bianca paga 250 euro al mese e con il Freccia Rossa andrebbe a pagarne 470. Inoltre, sempre dall'Abruzzo i pendolari lamentano il fatto che questa è l'unica regione a non essere dotata della carta Tutto Treno, convenzione tra Regione e Trenitalia che Prevede un'integrazione di 150 euro l'anno per treni ad alta velocità fino al Freccia Bianca, con il momentaneo blocco della tariffa per i già abbonati anche per il Freccia Rossa. A differenza dei viaggiatori pugliesi poi nulla sarebbe stato riferito ai clienti abituali della nostra regione. Alcuni di questi nei giorni scorsi hanno tempestato di mail alla direzione regionale di Trenitalia per chiedere chiarimenti. La risposta è in poche righe. Con riferimento alla sua email pervenuta a questa direzione regionale, con la presente si informa che è la regione Abruzzo in qualità di ente regolatore a stabilire le estensioni tariffarie e eventualmente altre tipologie di agevolazioni nell'ambito regionale. A questo punto la palla passa alla regione che dovrà in qualche modo dire la sua. Sul tema abbiamo ascoltato il delegato ai trasporti Maurizio Di Nicola, che intanto solleva un problema riguardante la natura delle tratte che sono interregionali e che al momento la Regione prevede delle contribuzioni ma solo per tratte regionali. Tuttavia valuteremo nei prossimi giorni le varie istanze, ci ha riferito De Nicola e verificheremo se ci sono i margini per intervenire. In ogni caso Tranitalia fa sapere che si tratta solo ed esclusivamente di un miglioramento dell'offerta con due frecce rossa sulla linea Lecce Torino già operativi da questo mese. Stiamo solo cercando di migliorare l'offerta garantendo ai nostri clienti mezzi più confortevoli e veloci, ci dice Giuseppe Angelini di Tranitalia. È chiaro che un piccolo adeguamento tariffario e fisiologico.